Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Attenzione alle zanzare, ma noi come cittadini dobbiamo fare attenzione? Grande preoccupazione per l'invasione delle zanzare in Italia è stata espressa in queste ore da Matteo Bassetti, primario delle malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, durante un'intervista ad ADN Cronos Salute. La presenza massiccia di questi insetti durante l'estate rappresenta un rischio per la salute degli italiani e richiede l'attenzione di tutti. Bassetti ha evidenziato che le zanzare non sono solo fastidiose, ma sono anche vettori di malattie infettive, e l'Italia affronta questo problema, anche se ciò che viene osservato è solo la punta dell'iceberg. Ma chi deve fare l'attenzione maggiore sono gli amministratori pubblici, perché da marzo, aprile, si deve iniziare a fare la disinfestazione. L'hanno fatta la disinfestazione per le larve e ora che le zanzare sono diventate adulte, continuano a fare la disinfestazione. Poi, Bassetti si è soffermato su una malattia in particolare, che potrebbe creare grossi guai. Ma non solo. Ecco cosa ha spiegato. C'è in questa estate un incremento della proliferazione delle zanzare che potrebbero trasmettere malattie infettive anche gravi, come la malaria. Il virus West Nile ha avuto una crescita nel 2022 in alcune zone del paese, tanto che l'Italia ha fatto registrare il numero di casi più alto in Europa. Poi c'è lo spauracchio della chikungunya, proprio nella provincia del Ferrarese. Colpita dall'alluvione, ha continuato l'esperto delle patologie infettive. Potrebbe anche tornare la malaria. Massima attenzione nella disinfestazione e anche nell'uso da parte dei cittadini dei repellenti adeguati, coprendosi anche le caviglie e le altre parti per evitare di essere punti. Grazie per la visione. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella.